problemi con il metodo grafico che si risolvono quando in campo c'è la differenza fra il confronto di due o più segmenti. Allora, in questo esercizio abbiamo un problema che ci dice il segmento CD è triplo del segmento AB. Eccolo qua. CD è 3 volte il segmento AB. La loro differenza è 20 centimetri, quindi se io metto in corrispondenza il segmento AB qui sotto e torno indietro, la differenza, cioè questa parte qui, corrisponde a 20 centimetri. Il problema ci chiede di calcolare AB e CD. In questa dichiarazione che CD è 3 volte AB, c'è il nocciolo del problema, perché io vado a vedere in quante parti ho in gioco. È come dire che un CD corrisponde a 3 AB, e quindi adesso, calcolando il valore delle parti, posso affrontare il problema. Allora, le parti in gioco sono 3 in CD meno una in AB. Il risultato 2 parti mi corrisponde a questi 20 centimetri. Va bene? 20 centimetri. Quindi io so che 20 centimetri corrispondono a due parti. Basta fare. Vado a cercarmi il valore di una parte. Quindi 20 diviso 2 è uguale 10 centimetri, e 10 centimetri è il valore di una parte, cioè, mettiamo un puntino, questa e questa. A questo punto è facile calcolare i due lati, perché io so che AB è uguale 10 per 1 e CD è uguale a 10 per 3. Qui è uguale 10 centimetri e qui è uguale 30 centimetri. Infatti 30 meno 10 dà 20, come era un dato del problema. Allora, andiamo a vedere in quante sequenze è stato affrontato il problema. Prima sequenza. Imposto il problema correttamente scrivendo i dati. Un segmento meno un altro segmento mi dà 20 centimetri. Un segmento è triplo di un altro. Gli disegno segmento piccolo, segmento triplo. Gli do il nome. E poi disegno anche la situazione della sottrazione, andando a colorare con colore diverso, perché essere più chiaro e capirmi meglio, qual è il valore della differenza. 20 centimetri corrisponde alla differenza dei due segmenti. Poi guardo a calcolarmi le parti in gioco. Le corrispondenza del valore delle parti in gioco: 3 parti un segmento, una parte l'altro, come qua, restano due parti che corrispondono a 20 centimetri. 20 diviso 2 è 10, valore di una parte. AB vale una parte moltiplicato 10, 10 centimetri. CD vale 3 parti moltiplicato 10, 30 centimetri. E il problema è finito.
Quindi adesso riguardatelo e affrontate i prossimi esercizi con ordine, rispettando un po' queste sequenze. 1, 2, la ricerca delle parti, del valore delle parti. 3, il calcolo dell'attribuzione di ogni segmento. Buona visione e lavoro.